E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo unboxing direttamente dal pacco postale, o meglio dai pacchi postali. Come vedete mi sono arrivati questi due pacchettini. Ho scelto di utilizzare questo tipo di inquadratura al posto della solita in cui vi faccio vedere anche io, perché appunto sono più piccolini e quindi ci focalizzeremo meglio su di essi. Allora, direi di non perdere altro tempo, ragazzi. Prendiamo questa volta il nostro fedelissimo Logan, da un po' che non si faceva vedere in video. Dovrei riprendere con le sbustate, ragazzi. Ho proprio voglia di aprire qualche bustina. Comunque, andiamo ad aprire questo primo pacchettino. Per questo devo ringraziare il mitico Gianni. Ecco qui. Aperto e andiamo a vedere cosa contiene. Eccoci qua, imballato molto molto bene. Via il pacco e vediamo cosa si nasconde all'interno di questo imballaggio. Eccoci qua. Oh, devo dire, imballaggio top. C'è anche la plastica con le bolle. Oh, e finalmente la nostra figure è libera. Difficile da riconoscere a primo impatto. Era volato via l'elmo, che tra l'altro non sapevo fosse rimovibile. Questo aggiunge ancora qualcosa a questa figure. Di chi stiamo parlando, ragazzi? Questo qui è il re dei morti, direttamente dal Signore degli Anelli, il ritorno del re. Una figure che assolutamente non era in programma. Però Gianni, che ormai è diventato il mio spacciatore di fiducia di figure del Signore degli Anelli, me l'ha proposta e mi ha detto una cosa a cui non ho saputo resistere, ragazzi. Questa figure si illumina al buio, è fosforescente. E come sapete io impazzisco per questo tipo di cose. Comunque è una figura realizzata molto molto bene, ragazzi. Ve la faccio vedere un po' meglio. Comunque ragazzi, fatemi sapere se volete la recensione di questo pezzo. Ovviamente nella recensione cercherò di farvi vedere come si illumina al buio. Ma veniamo a noi, perché c'è un altro pacchettino qui e andiamolo subito ad aprire. Ancora una volta con il nostro Logan. Qui l'imballaggio è a dir poco pessimo, perché attorno alla nostra figura c'è semplicemente questa busta. Questo, ragazzi, è l'imballaggio da non fare mai quando si spedisce qualcosa di qualunque tipo, ragazzi, perché questo imballaggio non assicura alcuna protezione. Allora, come avrete potuto intuire dalla scritta qui sulla parte superiore della confezione, che purtroppo è un po' rovinata, ma non si è rovinata per via dell'imballaggio, era già così. Comunque, di chi stiamo parlando, ragazzi? Qui abbiamo Aragorn direttamente dal Ritorno del Re, però in una versione molto particolare, ovvero Aragorn appunto quando diventa re. Guardate che spettacolo con l'armatura da re e la corona. Tra l'altro, forse questa è una delle migliori figure per quanto riguarda il viso, come somiglianza a Viggo Mortensen. E pensate un po' voi le altre come sono, se questa è una delle migliori. Purtroppo con questo personaggio la Toy Biz non è riuscita a cogliere la somiglianza. Una cosa abbastanza strana, perché c'è riuscita praticamente con tutti gli altri. Comunque questa è una versione che volevo assolutamente avere di Aragorn. E sono riuscito a trovarla nuova in scatola, la scatola un pochino rovinata, però non importa, ragazzi. E allora, ragazzi, questo era il bottino di oggi. Ancora una volta, Signore degli Anelli. Come dice il titolo, non riesco a fermarmi con questa collezione, perché sono delle figure veramente realizzate benissimo, una collezione a dir poco stratosferica. Comunque, ripeto, fatemi sapere se volete la recensione di queste figure con un commento qui sotto, lasciate i like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutare potete anche condividerlo. Se voleste acquistare action figure un po' più recenti di queste potete farlo direttamente nel mio sito Ara Service Show nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da e collezionate sempre.